Bene, affrontiamo adesso un tema che è centrale nell'Odissea e in tutte e tre i poemi della classicità, Iliade, Odissea e poi lo vedremo nell'Eneide. Nell'Odissea il personaggio protagonista ovviamente è Odisseo ed è proprio da lui che l'opera prende il nome. Odisseo è un eroe, questo è il problema che ci poniamo in questa lezione. Bisogna subito dire che la generalizzazione del concetto di eroe, sia nella storia che nella letteratura, non porta da nessuna parte. Perché il concetto di eroe va calato nell'opera a cui ci si sta riferendo. Per quanto riguarda Odisseo, Odisseo, il re di Itaca, compare già nell'Iliade, ma nell'Odissea vengono fuori, meglio che nell'Iliade, le sue caratteristiche. Nell'Iliade gli eroi, per esempio come Achille o come il troiano Ettore, mirano alla gloria, mirano ad essere ricordati dopo la morte per le loro imprese eroiche che sono finalizzate alla gloria della patria, al mantenimento, della salvezza della propria patria. Questo non avviene per quanto riguarda Odisseo. Odisseo, sappiamo bene, ha il suo epiteto costante di base che è Callidus, cioè astuto, furbo. Odisseo non bada tanto alla difesa della sua patria. Odisseo bada a risolvere i problemi, a salvare la sua vita e quella degli altri. Mentre gli eroi nell'Iliade badano a mantenere alto il loro onore, sono piuttosto orgogliosi e si fanno ammazzare per mantenere questo obiettivo, Ulisse invece è molto più umano, rimane un eroe, ma rappresenta un eroismo diverso. L'eroismo dell'umanità quando innanzitutto cerca di conoscere. Ulisse rappresenta la voglia di scoprire, la voglia di sapere, il desiderio di conoscere, ecco, la curiosità che caratterizza gli esseri umani. Ma rappresenta anche l'umanità che lotta per affrontare i problemi quotidiani. E possiamo dire quindi quello di Ulisse è un quotidiano problem solving, cioè risolvere i problemi. Problemi che risolve sia materialmente, costruendo oggetti che gli possono servire, combattendo, dandosi da fare, eccetera, ma risolve anche con l'astuzia, con la scaltrezza. Infatti, quando gli propongono di andare alla guerra di Troia per aiutare il re Menelao, Odisseo si finge pazzo. Si finge pazzo, ma l'inganno non ha soluzione, non ha un seguito perché viene scoperto. Sta arando il campo quando gli propongono di andare in guerra. Lui dice di essere pazzo, ma quando
Gli mettono il figlio, Laerte, bambino, davanti all'aratro. Lui dimostra di non essere pazzo perché tira indietro i buoi che trascinano l'aratro e quindi salva il figlio. Poi con Diomede fa un giochetto verso Achille. Quando vanno a dirgli che devono andare in guerra a Troia e che gradirebbero il suo aiuto, Achille si fa trovare lì travestito da donna. Ma Diomede e Ulisse se ne accorgono subito e gli mettono davanti delle armi. L'uomo, la virilità che è in Achille fa sì che lui si riveli per quello che è un maschio e non una femmina. Quindi poi c'è l'inganno del cavallo di Troia, architettato appunto da Ulisse. Quindi bisogna stare molto attenti al concetto di eroe, che nell'epica ha le caratteristiche diverse a seconda dell'opera in cui si trova. Un'altra cosa, gli eroi greci di solito erano rappresentati come alti, belli, come perfetti nel loro corpo. Ulisse invece non rispetta queste caratteristiche. Viene descritto, per esempio, come basso, non è molto alto. E probabilmente il suo aspetto fisico non è così levigato, così bello come invece vengono descritti Achille, Ettore, eccetera. Un personaggio fondamentale è anche la moglie di Odisseo, e cioè la regina Penelope. Penelope che rappresenta, dice il nostro libro, siamo a pagina 159, il doppio femminile dell'eroe. Perché è accorta, cioè è avveduta, sta attenta, ha imparato a sopportare, a soffrire e ad aspettare. Io non sono molto d'accordo su questo doppio femminile di Ulisse, no. Perché Penelope appare molto più paziente, molto più tranquilla del re. Di Itaca, cioè suo marito, ha la virtù fondamentale della fedeltà, mentre Ulisse, così come l'abbiamo visto essere, così come nel viaggio lo vedremo, pur di salvarsi, pur di salvare la pelle a sé e ai suoi compagni di viaggio, mette in atto anche degli atteggiamenti di infedeltà verso i personaggi che incontra. Per esempio, inganna anche Polifemo, accecandolo, pur di uscire dalla sua grotta. Penelope invece aspetta, tranquilla. Anche se un piccolo inganno lo farà anche lei quando dirà al re dei Proci, Antino, che vuole sposarla, ti sposerò sì quando avrò finito di tessere questo lenzuolo funebre. E va, la mattina tesse, fa questo lenzuolo, la notte disfa tutto il suo lavoro. La differenza fra Penelope e la regina Clitennestra, moglie invece di re Agamennone, è proprio quella della fedeltà. Clitennestra non solo non aspetta suo marito, ma lo tradisce e sarà responsabile della morte di questo.
per certi versi, l'Odissea, ecco, per alcuni personaggi, per esempio Telemaco, l'Odissea è un romanzo di formazione, perché nei primi quattro canti, nei primi, pardon, quattro libri dell'Odissea, che gli studiosi chiamano Telemachia, Telemaco diventa piano piano l'uomo di casa, il capo famiglia, e non solo vigila sulla reggia, sua madre, che deve difendere dai proci, ma si mette in viaggio anche per cercare il padre. Quindi anche Telemaco passa da uno stadio di come dire, di infanzia a quella di un adolescente capace di prendersi cura della propria famiglia, dei propri cari. Quindi allora, c'è nei primi quattro libri dell'Odissea un piccolo percorso di formazione. Come in una fiaba, quindi ricordate che lo schema di prop lo possiamo applicare anche ai poemi epici, come in una fiaba ci sono una infinità di antagonisti. Antagonisti sono gli dei che alcune divinità che impediscono a Ulisse di ritornare a Itaca. Antagonisti saranno anche i proci che si sono sistemati alla sua corte, e i servi infedeli che non tengono più cura, non lavorano più, non obbediscono più né alla regina Penelope né a Telemaco, si danno all'ozio sotto gli ordini di questi pretendenti, cioè i proci. Gli aiutanti non mancano, e in questo caso, mentre Poseidone è ostile ad Ulisse, troviamo invece Atena, Hermes, lo stesso Zeus che l'aiutano nel viaggio. Ci sono anche personaggi magici, per esempio la maga Circe, la ricordiamo, trasforma in bestie selvagge, feroci, gli uomini che arrivano alla sua dimora, e Calipso, la ninfa che seduce Ulisse, trattenendolo lì sulla sua isola per ben 7 anni.